Siamo qui in zona Tiburtina con una ragazza, un abitante appunto del quartiere. Come si vive qui a stazione Tiburtina? È abbastanza bene, a parte la sera, troppi barboni e zingari. Bene la nuova stazione, bene la TAV, però che cos'altro manca a questo quartiere? Deve essere un po' rivalutato. Rivalutato. Quindi cosa ti senti di denunciare come prima cosa che non va qui? Barboni, che zingari. Già ci sono i barboni qua. Quindi il problema della criminalità, dei barboni, degli immigrati? Sì, Ma come si vive in questa zona? Di c'è un degrado. degrado più totale. Bene la nuova stazione, però bisognerebbe fare dell'altro per migliorare magari i marciapiedi, la vivibilità, proprio per eliminare questo degrado urbano. Sì, mi sembra che è un programma, una specie di vegetazione qua, una specie. Un po' macabra come zona. Eh beh, sì. C'è tanto, c'è troppo afflusso di persone rispetto a 50 anni fa, ci stavano 4-5 auto qua, adesso ce ne stanno 100. Me la puoi fare? Come si Qui vive? nella zona Tiburtina, Allora, per oggi. ciò che riguarda il degrado, hanno tanto strombazzato che univano due quartieri. I due quartieri sono ancora, a oggi, nonostante l'inaugurazione, assolutamente divisi e separati. Quindi oltre al degrado, cosa Oltre si al sente di degrado che denunciare? mantiene, il degrado in assoluto, non abbiamo avuto tutele. Noi che, io ho mia madre che abita qui a Nomentano e abito subito dopo il ponte. Siamo praticamente rimasti noi abitanti e che quindi subiamo alta velocità per altri. Ben venga l'alta velocità, perché io sono anche d'accordo, insomma bisogna fare un attimino un passino avanti. Ma dopodiché, prima di fare certe opere, questa doveva essere demolita e non lo è. Qui sotto, basta che vieni la sera, Parliamo della sette. sopraelevata della Ok, tangenziale. della tangenziale, da una parte e dall'altra Pietralata, Nomentana continuano ad essere non separati, allontanati. Se qui quantomeno non finiscono i strombazzamenti dell'inaugurazione, con tutto rispetto per Napolitano, però è un abito che Polverini e Alemanno, per quanto mi riguarda, non si Altri meritano. abitanti ci hanno denunciato anche il problema dei barboni e delle situazioni notturne. Cosa si sente di dire? Allora, guarda, io appartengo alla comunità di Sant'Egidio, quindi con tutto il bene, so che cosa vuol dire la povertà. Quindi dipende da che ottica la vedi. Non è giusto che siano qua i barboni, purtroppo. Barboni o nuovi poveri, perché adesso i Beh, barboni la sono crisi ha nuovi. portato ai nuovi poveri, è Ok, vero. quindi ci sono, io che tocco con mano la situazione, ci sono assolutamente i nuovi poveri che stazionano qua e che aspettano la sera i vari Caritas o comunità di Sant'Egidio che vengono a portare generi di conforto e continuano a stazionare qua. Tiburtina è vivibile, ti chiedo solamente questo. Quindi ti Vivibilissima. senti tranquilla comunque Sì. quando sei. Stiamo appunto sondando l'opinione pubblica, soprattutto degli abitanti del quartiere, su come si vive qui a zona Tiburtina. Bene, tranne quando ci sono le manifestazioni che non ci si può muovere. Oggi tutto bloccato, anche i Sì. manifestanti sono stati chiusi da una parte, quindi la vivibilità è ottima in questa zona, ottima comunque di qualità alta. Sì, Comunque ci sono i capolinea vicino dei pullman, metro, treno, c'è tutto, insomma. Bene la TAV, bene tutti i lavori nuovi che sono stati fatti alla stazione, però non manca qualcosa, parliamo anche di degrado urbano, di marciapiedi, di manutenzione Quello generale. decisamente sì. I marciapiedi, insomma, sono piuttosto squallidi. La gestione, insomma, della sicurezza c'è, ma non assidua, ecco. Io vedo forze dell'ordine, ma non frequentemente, insomma. Quindi potrebbe essere una zona anche a rischio, magari durante la De notte, per le decisamente sì. ragazze, per le persone più anziane, per tutti poi alla Sì, fine. sì, sì. Ti senti di denunciare qualcosa? No, semplicemente mi farebbe piacere per la mia sicurezza e dei abitanti che ci fossero più forze dell'ordine, soprattutto la notte. Giornata importante per il quartiere, oggi viene inaugurata la nuova stazione e ti chiedo, oltre alla bella cosa, quindi la bella novità, c'è qualcosa che non va qui? Ti senti denunciare qualcosa di questo quartiere? Beh, un po' di caos, insomma, diventerà una stazione importante. No, parlo proprio di livello di vivibilità, degrado urbano, sono stati spesi 330 milioni per ultimare appunto questa grande struttura, la nuova stazione di Tiburtina, però marciapiedi, sporcizie, ecco, si potrebbe investire anche in altri modi. Sì, sicuramente, marciapiedi, E tant'altro, la rifiuti notte com'è la urbani. situazione qui? Ma io non sto proprio qui vicino, dove sto io è abbastanza tranquilla, sto più verso Piazza Bologna. Cosa manca a questa zona per essere un quartiere vivibile al top? Sicuramente più controlli a livello di sicurezza, soprattutto qui, la stazione di Tiburtina, e rifiuti.